Bentornati e bentrovati sul canale, cari amici di YouTube. Oggi siamo qua per un video su una domanda, diciamo che mi ha suggerito una persona, insomma, che segue il canale. Mi ha mandato una mail questa persona si chiama Sara. Mi ha chiesto anche di salutarla e di nominarla, quindi la ringrazio. Ciao Sara. La domanda che Sara mi ha chiesto di fare alle carte è se una persona, in particolare un uomo in questo caso, ma ovviamente se chi ascolta è un uomo può fare anche diciamo, la domanda ribaltata al contrario, quindi se una persona ha un progetto di coppia con noi. Quindi la domanda è: ha un progetto per noi due come coppia? Quindi sta pensando ad un qualcosa, insomma. Diciamo, per poter far sì che questo rapporto magari prenda una forma diversa, diciamo, questa è la domanda che andiamo a porre alle carte. Naturalmente vi ricordo che potete, come ha fatto Sara, continuare a suggerirmi delle domande, a farmi delle richieste per quanto riguarda appunto le domande da porre alle carte nei miei video interattivi. Vi ricordo che sotto al video, nello spazio dell'info box, trovate tutti quanti i miei contatti. Ve li ricordo brevemente: la mia email è cleodice@hotmail.it, la potete utilizzare anche oltre a, diciamo, a mandarmi delle richieste per degli interattivi, anche per inviarmi la domanda gratuita a cui risponderò come posso, insomma, nel più breve tempo possibile. Ovviamente compatibilmente con il numero di domande che mi arrivano e anche cioè, tutti gli altri miei impegni. Trovate anche il mio numero WhatsApp che è 342 83 57 992. Qui potete invece scrivermi sempre anche per inviarmi proposte per i video interattivi o se avete necessità di richiedere informazioni riguardo ad un consulto privato e personalizzato con me. Poi vabbè, trovate sempre anche tutti quanti i riferimenti ai miei contatti social, quindi la mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram. E quindi ecco, è tutto sotto nell'info box, dicevo. Benissimo, io a questo punto, naturalmente scusatemi se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e cliccate anche sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, direi di entrare nel vivo nel nostro video di oggi. Quindi questa persona ha in mente, diciamo, un progetto per noi due, vuole, diciamo, costruire qualcosa insieme, ci sta pensando, lo progetta, lo sogna, lo fantastica. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Ho preso gli arcani maggiori dei tarocchi, come sempre li vado a mescolare in video con voi. Concentriamoci insieme sulla domanda che stiamo facendo alle carte. Benissimo, andiamo a fare i nostri tre mazzetti. Allora. Allora, variante numero 1, cuore verde. Variante numero 2, cuore rosso. Variante numero 3, cuore giallo. Ecco qua le tre varianti. Prendetevi qualche secondo se avete la necessità per prendere la vostra decisione e poi andiamo a fare la nostra lettura. Benissimo, io direi di andare a cominciare dal cuore verde, variante numero 1, quindi vi ricordo che la domanda è: ha un progetto con me, ha un progetto per noi due?
Vediamo cosa ci dicono le carte. Allora, da queste carte devo dire assolutissimamente di sì. Sono delle carte veramente molto molto belle. Le carte dicono che sta pensando molto in questo periodo, sta pensando anche, diciamo, e facendo un po' un bilancio su quelli che sono stati i momenti belli e positivi che voi avete passato insieme fino ad oggi. Sta pensando a quanti altri momenti belli, diciamo, potrebbero esserci, a come potrebbe essere, diciamo, il vostro rapporto se gli viene concessa la possibilità di un'espansione. Le carte dicono che desidera un forte cambiamento e sta effettivamente pensando concretamente ad incrementare questo rapporto, a dargli un'apertura verso il futuro, vede la possibilità comunque di una coppia fra di voi, vi vede anche, diciamo, come donna solida ed importante che potrebbe stargli vicino e quindi spera di poter mettere in concreto queste sue intenzioni nel futuro, appena, diciamo, naturalmente sarà possibile. Quindi è molto chiaro da queste carte che sta facendo dei progetti, cioè io non le chiamerei nemmeno delle fantasticherie, ma proprio dei progetti comunque concreti. Sì, un po' fantastica su come potrebbe essere, però sì, le carte dicono che lui vorrebbe dare una svolta a questo rapporto. Ci sta pensando fortemente, se lo immagina come un qualcosa di bello, di positivo e come diciamo, un raggiungimento di una stabilità che potrebbe sicuramente realizzare, diciamo, i propri desideri, i propri bisogni. Quindi, senza dubbio, per chi ha scelto la variante numero uno, quindi il cuore verde, la risposta è assolutamente molto, molto, molto positiva. Quindi, quest'uomo ha assolutamente un progetto per voi due come coppia. E quindi, si spera, insomma, che terminato magari questo periodo di immobilità, diciamo, in cui stiamo vivendo un po' tutti, avrà effettivamente la possibilità di mettere in pratica questo progetto. Ecco. Benissimo, vediamo ora cosa invece ci dicono le carte per chi ha scelto la variante numero 2, quindi il cuore rosso. Allora, dunque, diciamo questo, sotto un certo punto di vista, diciamo che sì, in maniera forse un po' più ideale, sicuramente questa persona può anche pensare, diciamo, alla possibilità di un progetto fra di voi, però per quanto riguarda questa persona, quindi per chi ha scelto la variante numero 2, purtroppo dobbiamo fare i conti con delle difficoltà oggettive che sicuramente stanno in questo momento frenando eventuali progetti. Questo perché? Perché secondo le carte questa persona in questo momento si trova in un momento di grande blocco, di grande diciamo, disagio, di grande privazione, forse legata anche al contesto, diciamo, attuale, sta pensando molto al discorso lavorativo. Diciamo che è probabile che questa persona in questo momento sia fermo e bloccato sul suo lavoro. È probabile che sia una persona che ha a che fare, non so, con il commercio, insomma, che si sposti per lavoro, che comunque, diciamo, in questo momento sta avendo delle grosse difficoltà, delle grosse mancanze da un punto di vista, diciamo, dei guadagni che aveva magari messo in preventivo. E quindi, diciamo che i suoi progetti in questo momento non sono purtroppo, ma per forza di cose, tanto puntati alla sfera sentimentale, all'aspo, diciamo, affettivo, quanto
sta cercando di cioè di rivedere, di rimettere in gioco, di rimescolare le carte in tavola per quanto riguarda la sua attività lavorativa. Quindi è probabile che in questo momento in cui probabilmente sta avendo difficoltà o se non addirittura un fermo totale da un punto di vista lavorativo, questa persona stia pensando a come poter rimettersi in gioco, forse anche a come cambiare lavoro, a come fare qualcosa, diciamo, anche di diverso o comunque a come rimettere in moto il proprio lavoro. Quindi in questo momento purtroppo sono fermi, diciamo, i suoi progetti di natura sentimentale perché la sua concentrazione va tutta sul fronte economico e lavorativo, quindi sta pensando a come far ripartire la sua economia personale, diciamo, la sua situazione lavorativa. E quindi è per questa ragione che, diciamo, eventuali progetti un po' sottotono, che secondo me un po' ci sono stati però messi in stand-by da delle urgenze più impellenti, da delle necessità più stringenti. Quindi magari è possibile che, superato questo momento di difficoltà che sta attraversando, poi riprenda questi progetti, però per adesso diciamo che li ha messi un po' in secondo piano, li ha un po' accantonati. Perché appunto deve dare, cioè è una questione di priorità, ecco, non di mancanza di interesse, ma di priorità. Benissimo, andiamo ora a vedere cosa ci dicono le carte invece perché ha scelto la terza variante, quindi il cuore giallo. Quindi ha un progetto con noi, per voi, con noi, scusate, con un progetto per voi, con voi. Allora, dunque, sicuramente sì, sta pensando, diciamo, al fatto che comunque con voi potrebbe avere delle iniziative progettuali che potrebbero portargli la tranquillità. Diciamo che questa persona si sta muovendo su più fronti, nel senso è una persona molto versatile, è una persona molto estroversa, una persona molto anche inventiva, una persona che ha sempre mille idee per la testa, è molto, diciamo, direi, multitasking, no? Come si dice oggi, cioè nel senso che riesce effettivamente a muoversi su più fronti con grande facilità, a pensarne tante tutte quante insieme. Allora, le carte cosa dicono? Dicono che c'è un progetto di base, diciamo, per voi, ma è un progetto che lui non vuole mettere in atto nel breve, ma è un progetto che deve costruire, perché secondo le carte ci sono prima dei progetti di tipo economico, lavorativo, degli obiettivi che comunque deve raggiungere, che si è prefisso per poter poi essere pronto a fare un progetto di coppia. Quindi non è che viene dopo perché è meno importante, però diciamo che lui tiene particolarmente ad essere particolarmente valido, particolarmente solido, particolarmente stabile nel momento in cui diciamo si colloca nel proporre un progetto a voi, non so se mi sto spiegando, cioè nel senso che non ritiene, diciamo che è forse una visione delle cose un tantino all'antica, un pochino basato diciamo su un modello vagamente maschilista, cioè nel senso come se l'uomo per poter proporre un progetto a una donna debba prima avere lui una certa stabilità, una certa, cioè dei certi obiettivi raggiunti, non so se mi sto spiegando, e non sia la coppia a doverli avere, diciamo, nel concreto. Cioè quindi un po' un atteggiamento, un po' di virilità, diciamo così, che deve un po' sfoggiare. Ecco, non so se ho reso il concetto. Quindi le carte dicono che lui ha un progetto tra di voi, però prima di proporverlo o prima comunque di renderlo concreto, deve prima ottenere dei risultati di tipo lavorativo, economico che si è prefissato di raggiungere. A quel punto potrà dedicarsi in maniera diversa, in maniera più concreta a dei progetti anche di coppia con voi, ma prima deve realizzarsi o comunque deve sistemare alcune faccende da questo punto di vista. Ecco, questo è il responso per chi ha scelto questa variante, quindi la variante gialla, quindi in realtà è un sì, però ecco, mette in ordine le cose un po' secondo quello che è il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, ok? Questo è il concetto che le carte stanno esprimendo. Benissimo, io ho terminato anche questa lettura.
Vi mando un grande bacio, vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, continuate a seguirmi, mettete like se il video vi è piaciuto, commentate pure nei commenti come fate sempre e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!